grazie per essere qui, diciamo, facciamo un punto rispetto alle attività della giornata. Come avete potuto vedere, è stata ed è tuttora una giornata molto complicata. Si sono sommate una serie di situazioni che già singolarmente produrrebbero delle difficoltà di contrasto, ma messe insieme ovviamente ci forniscono un quadro di eccezionale difficoltà. Ovviamente la parte, come dire, sismica che ha fatto eruzione dalle 10:25 di stamattina con una sequenza con quattro eventi uguali o superiori a magnitudo 5 è andata a impattare non solo fisicamente ma anche sulla psicologia e sulle emotività, come assolutamente comprensibili, anche delle persone. Quindi al di là di tutto abbiamo avuto e abbiamo persone che hanno reagito uscendo dalle proprie abitazioni, ovviamente in condizioni climatiche molto complicate. Il sistema, che era già attivo sia per gli eventi che voi ben conoscete, ma sia per contrastare e supportare le azioni del territorio per la parte nevosa, è stato ulteriormente implementato immediatamente. Quindi si è riattivato, perché era già attivato, è stato ripotenziato nuovamente il sistema nella sua complessità, a partire dal sistema regionale, e sono numerosissime le regioni che stanno contribuendo con l'arrivo di mezzi e alcuni sono già arrivati, e ovviamente con tutte le altre strutture, a partire dalle forze armate, ma dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, insomma tutto il sistema, le organizzazioni nazionali di volontariato e società dei servizi che stavano già lavorando, tutto è stato potenziato e incrementato. Al momento non ci risultano persone che diciamo decedute, quindi non ci risultano perdite di vita umana, e questo è un'altra situazione assolutamente favorevole. Dobbiamo partire da questo. Chiaramente da stamattina si sono riazzerate quelle che erano le priorità operative. Questo lo dico anche perché, essendoci già in corso una programmazione per esempio dell'invio dei mezzi per il maltempo, questa programmazione è stata rivisitata, perché si è dato importanza, come accade sempre, maggiore importanza alla salvaguardia della vita umana, e quindi i mezzi sono stati prioritariamente impiegati, parlo dei mezzi dei sistemi, laddove c'erano segnalazioni, e ce ne sono state comunque, di soccorsi operativi reali o potenziali, per cui alcuni di questi soccorsi in realtà non sono stati neanche portati, perché si sono effettivamente rivelate segnalazioni non operativamente reali. Ringrazio in questo senso anche i numerosi sindaci che, avendo compreso la rimodulazione anche della priorità operativa, stanno gestendo anche l'emergenza maltempo, diciamo rispettando il fatto che alcuni mezzi vengono prioritariamente impiegati laddove c'è necessità di raggiungere località. Al momento ci sono diverse località non fisicamente raggiunte, per le quali ci sono anche però contatti con le persone che stanno in queste località, e ci sono anche località ancora da raggiungere sia fisicamente sia con i contatti, ma questo ovviamente le regioni con i comuni stanno facendo un elenco preciso e specifico di quelle che sono le situazioni che devono essere approfondite. Dal punto di vista tecnico operativo, poi il comandante Michele del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco potrà dare dei dettagli. Ci risulta comunque un potenziale, parlo di potenziale, disperso nella zona aquilana, nella zona di Ortolano Campotosto, dove c'è stata una slavina e qualcuno ha ipotizzato la possibilità, però non abbiamo informazioni precise su questo, che una persona possa essere rimasta coinvolta. Quindi si sta facendo in questo momento con grande fatica la verifica. Ovviamente il tutto è reso più difficile da una viabilità che, per quanto si faccia
quello, diciamo, si partano i mezzi eccetera, è complicata in molti casi da tenere pulita, in alcuni casi quindi anche da, da rendere fruibile. Certamente, come accade in tutte queste cose e in tutti questi eventi, abbiamo un problema sulla parte fornitura elettrica, che mantiene una sua importanza nella zona dell'Abruzzo e nella zona delle Marche, e su questo Enel e Terna, perché sono, diciamo, due tipologie, come sapete, di servizi, uno all'alta tensione e uno alla media tensione, e stanno lavorando per cercare di risolvere queste problematiche nei tempi più brevi possibili, e ci sono anche dei programmi di rientro che stanno, come dire, arrivando. Ovviamente c'è la difficoltà di operare, e su questo lasciatemi sottolineare anche la difficoltà degli operatori che in queste condizioni stanno affrontando situazioni anche difficili e in alcuni casi al limite del proibitivo. Ovviamente noi continueremo con i contatti, ci sono dei contatti costanti e continui con le sale operative regionali, siamo presenti anche fisicamente nelle sale operative regionali, ma ci sono contatti costanti e continui con tutta la parte delle istituzioni. Ovviamente teniamo, al di là della presenza del commissario, informato il governo di tutte le attività che sono attualmente in corso, e quindi vi aggiorneremo anche sugli eventuali, anzi sicuri, sviluppi della vicenda. Ovviamente, come vedete, come sentite anche poco fa, c'è stato un evento al di sotto del 4, la situazione è complicata non solo per questi valori del 5.0, ma ricordo che abbiamo avuto migliaia di scosse dal 24 di agosto, e quindi io credo che la cosa più importante da fare è far sentire alle persone, alla popolazione che sono coinvolte da mesi su questa sequenza, che comunque ci siamo, che comunque stiamo facendo il possibile per dare delle risposte anche dal punto di vista operativo, e che quindi il sistema c'è, ed è anche un sistema, come dire, estremamente coeso nelle risposte anche di tipo operativo. Purtroppo l'evento, soprattutto del maltempo, continuerà per le prossime ore, quindi non ci attendiamo nelle prossime 24 ore un'attenuazione, quindi la nottata e la giornata di domani saranno giornate altrettanto difficili per la parte maltempo, e ci aspettiamo, diciamo, da poi domani sera, domani notte e venerdì mattina, speriamo di poter contare su un miglioramento. In questo senso, ovviamente, l'appello che si fa è un appello che tiene conto della possibilità di, anche se ci si può spostare, di andare in strutture alberghiere o per anche assecondare le proprie esigenze. Noi abbiamo riaperto tecnicamente tutte quelle che sono le possibilità di assistenza alla popolazione che, come sapete, a mano avevamo in qualche modo ristretto. Quindi su questo facciamo fare riferimento ovviamente ai sindaci e alle regioni, che hanno attivato anche dei percorsi laddove possibile di ricovero delle persone anche in strutture alberghiere. Ha parlato di viabilità difficile, se ci può dire in sintesi quali sono le arterie, diciamo, che non si può accedere o comunque che danno problemi? Allora, queste, diciamo, ovviamente parliamo delle arterie principali, perché le arterie comunali sarebbe troppo complicato fare un quadro di dettaglio. Ovviamente la statale 80 e la Salaria sono le due strade, diciamo, più difficili anche da manutenere. Su questo, ovviamente, siccome queste informazioni possono cambiare nel tempo, perché ci può essere una parziale riapertura piuttosto che una chiusura, il primo appello è spostarsi solo se c'è un'effettiva necessità. Siamo in una condizione in cui, se è possibile evitare spostamenti, è bene che non ci si sposti. Dopodiché, se proprio è impossibile evitare lo spostamento, di aggiornarsi con i gestori della rete, perché per esempio nella parte della Salaria, zona marchigiana,
che è chiusa in questo momento una quota parte per le autovetture private, invece è possibile passare per i mezzi di soccorso. Quindi in questo senso ovviamente la rete che gestisce, il titolare della rete che gestisce l'informazione. Quindi prima cosa evitare di muoversi, se proprio è impossibile diciamo muoversi, al di là che dopo è scontato che chi si muove sia dotato di tutti i dispositivi per poterlo fare, ma soprattutto informarsi, perché è inutile forzare situazioni che non sono forzabili. Approfondimenti operativi? A parlare di soccorsi, ci può dire in quali comuni, in quali aree sono andati i vostri soccorsi? Do la parola al collega. Sì, diciamo le aree, le aree su cui si stanno concentrando i soccorsi in questo momento sono le aree del Teramano, le aree della provincia dell'Aquila e della provincia di Rieti. In particolare abbiamo portato soccorso a caso specifico due persone coinvolte in un crollo a Castiglione Messer Raimondo, un bambino e una donna a cui abbiamo portato soccorso, li abbiamo estratti vivi e sono adesso oggetto delle cure sanitarie. E abbiamo notizia di una persona coinvolta con una contusione a Campotosto. Ecco, oltre a quella situazione, mi faceva riferimento prima il capo dipartimento ingegner Cuccio, per la situazione per la quale stiamo facendo tutte le verifiche del caso. I soccorsi sono molto complessi, sono complicati dalla situazione climatica ovviamente, davvero sono situazioni estreme, si sta cercando di raggiungere ogni punto, ogni comune coinvolto, e sì, diciamo il dispositivo, ecco, del Corpo Nazionale è un dispositivo potenziato, che è stato oltremodo potenziato rispetto a quello che già esprimeva in questi giorni, in queste settimane qui sul territorio, facendo convergere sì, diciamo, squadre specializzate anche nella ricerca e soccorso in ambito urbano dal Lazio, squadre USAR dal Lazio, e squadre diciamo, specializzate nella ricerca in contesti diciamo, come questi con neve dal Piemonte, oltre a diversi mezzi speciali, pale, gatti delle nevi, provenienti diciamo, da altre regioni. Il dispositivo nostro ovviamente va a integrare un dispositivo molto più ampio che si compone, come si diceva, di tante strutture, anch'esse potenziate. Il quadro è un quadro complicato, reso complicato dal fatto che bisogna cercare di raggiungere ogni punto, ogni località, e questo è il nostro impegno per le prossime ore. Quante sono le zone ancora isolate? Ci sono diversi comuni del Teramano e dell'Aquila che sì, ancora sono isolate, e che diciamo, lo sono anche diciamo, a seguito dell'emergenza neve che era in atto in precedenza. Ecco, diciamo, stiamo facendo di tutto per portare mezzi, pale, terne, diciamo, utili, frese, turbine per arrivare in queste zone. Il sindaco di Amatrice ha chiesto le turbine, arriveranno? Mi sembra che abbiamo risposto, nel senso che le richieste vengono convogliate, analizzate, e ovviamente i mezzi che sono a disposizione vengono distribuiti secondo le necessità. Devo dire che in questo caso i sindaci sono perfettamente consci anche del livello di gravità delle proprie situazioni, e troviamo oggettivamente la necessità che i mezzi che siano a disposizione seguano determinate priorità, quindi ci sono, stanno arrivando, sono venute, però quella distribuzione tiene conto dei criteri che abbiamo detto prima. Grazie. Grazie. È in contatto con il governo ovviamente. Sì, il governo segue in tempo reale questa emergenza, qui siamo di fronte a una grande emergenza, perché si somma l'emergenza neve al terremoto, che ha, come sapete, aspetti oltre che concreti anche psicologici, ed è chiaro che siamo davanti a un problema grandissimo, per alcuni aspetti inedito, almeno da molti anni. Allora deve essere chiaro che siamo di fronte a tanti disagi inevitabili, cioè,
bisogna dire la verità, inevitabile. Noi ci siamo dati delle priorità. La prima priorità, come ha detto l'ingegner Curcio, è mettere in sicurezza le persone. Rispetto a 24 ore fa, per noi è cambiato tutto. Abbiamo rimesso in moto il sistema utilizzando tutte le competenze, tutte le componenti in grado di rispondere. Stiamo richiamando tutti i mezzi del sistema pubblico e anche del sistema privato per raggiungere quelle che sono le frazioni o i comuni isolati. Questa è la priorità e su questo stiamo lavorando e credo che vada fatto un apprezzamento per le persone che sono sul campo, dai sindaci ai cittadini che stanno soffrendo e ai soccorritori che lavorano in una condizione molto. La cosa importante è che ci siamo e stiamo lavorando. Poi domani e dopodomani ancora discuteremo. Adesso siamo ventre a terra per rispondere ai problemi delle persone. Grazie.